Il punto, ed è paradossale che questa cosa la raccontiamo in un film del 2021, il punto la partenza è che non ci stanno ancora abbastanza donne nei posti che contano. È inutile che ci giriamo intorno su questa cosa. È così, ed è assurdo che succeda nel 2021. È assurdo anche che io debba fare un film per raccontare che gli uomini debbano rieducarsi emotivamente a stare vicino a donne di successo, belle, intelligenti, forti, e che non per questo trascurano proprio invece femminilità o proprio essere mamme o proprio essere compagne. Ma è così, è assurdo, ma è così. E questo è uno dei motivi per cui io ho fatto questo film, e a un certo punto il personaggio di Claudio lo dice: dobbiamo rieducare emotivamente i maschi, noi siamo intrisi di un maschilismo che anche quando non ce ne accorgiamo, anche quando ci sembra di essere le persone più emancipate del mondo, ci abbandoniamo nel linguaggio a dire ancora delle frasi tipo donne con le palle, ancora guardiamo le ombrelline che tengono l'ombrello, 5 maschi intorno alla motocicletta, e ci sembra quasi tutto normale, non lo è, ce lo dobbiamo dire in maniera molto chiara, non lo è. E questo film è una, da un mio punto di vista, un mio modo di vedere le cose, cioè il punto non è tanto la parità, il punto anzi a volte anche sostenere una disparità, cioè avere una donna più forte di te, più bella di te e che guadagna più di te, e doverla sostenere. E noi ci dobbiamo, è ovvio che siamo, non per questo sentirti, non sentirmi sminuito per niente, esatto, ma per fare questo dobbiamo rieducarci emotivamente, perché siamo cresciuti da un punto di vista educazionale, sentimentale, in un contesto diverso. Siamo ancora in tempo per farlo, lo dobbiamo fare giorno per giorno. Anche le donne si devono rieducare, anche le mamme, no? Ci sono ancora in dei paesi dove diceva: vai a fare il letto a tuo fratello. Cioè, io ho sentito ancora queste frasi, che la figlia femmina, la sorellina, fa il letto al fratello. Cioè, quindi purtroppo è radicato, quindi le stesse mamme devono, no, iniziare a educare figli e figlie a questo. Ma il cammino è lungo, però è iniziato, e questo film è la riprova, perché comunque è tutto molto poi in una chiave, ma tantissime battute appunto alla Woody Allen, anche la bimba che dice: non sono una principessa, non sono tua, non sono, cioè è tutto, c'è in tutto il film questo, e quindi... E questo è stato possibile, primo perché c'è una sceneggiatrice, Lisa, dentro il team degli sceneggiatori, non lo possono scrivere i maschi il film del genere, non si può, e poi perché il confronto con Marta su certi temi mi ha costretto a cambiare delle cose, il confronto con Claudia su certi temi, io non faccio, non credo di svelare niente, però nella prima versione della sceneggiatura il personaggio dentro di Claudia era molto sbilanciato sul lavoro e non si accorge e trascurava un po' la figlia. E Claudia, in una lunga telefonata, io stavamo in vacanza, e mi ha detto: mettiamo tutte e due le cose invece. Lei è il sindaco di Roma, non ci sta tanto fisicamente, ma ci sta invece con la figlia. È lui che non la vede, è lui che non se ne accorge. Il problema è suo, non suo. Lei fa tutte e due, si può fare tutte e due se c'è uno vicino che ti sostiene. Quindi dico, al di là del lavoro nostro sulla sceneggiatura, tutti i ragionamenti fatti con delle donne, insieme alle donne, hanno portato secondo me il film a un equilibrio che spero sia molto contemporaneo nei temi. La diversità di rapporto tra uomo e donna e su come trovare un equilibrio. Sì, claro, o sea, para mí la de las cosas valiosas que tiene la película, que tiene muchas, una de ellas es el punto de vista, el imaginario que crea de qué tiene que hacer el hombre en estos casos. O sea, la responsabilidad del cine a la hora de crear imaginario colectivo, a la hora de dar herramientas, a la hora de dar ideas de cómo se puede hacer estas cosas, en una película luminosa y bonita, tiene muchísimo valor, porque estás aprendiendo sin darte cuenta que eso puede ser así y que puede ser bien y que puede ser fácil, que no hay que sufrir expresamente, que no hay que pelear para ser feminista, que no hay que entrar en un combate, sino respetar, ocupar tu espacio, ser generoso. O sea, yo creo que el feminismo, tal y como está mostrado aquí con estas relaciones, tiene más que ver con un diálogo y con una cooperación, y con que cada uno se haga cargo de lo suyo, que con una batalla. Y esto me parece muy revelador.
ci sono tante cose preziosissime che vengono fuori da questo film, e una è proprio l'immaginario collettivo che contribuisce a creare. È proprio la possibilità di che cosa devono fare gli uomini per stare in questo tipo di rapporti. E il cinema può offrire, questo film può offrire tanti strumenti, tantissime idee, è un film così che è luminoso e onesto, veramente può dare moltissimo, perché alla fine, senza quasi rendersene conto, guardando questo film uno può imparare che è possibile fare le cose in questo modo, che ci si può rapportare senza che diventi il rapporto uomo-donna uno scontro, un combattimento, ma che ognuno può occupare il proprio spazio in modo generoso, nel pieno rispetto dell'altro, e che quindi un rapporto può essere basato sul dialogo e sulla cooperazione. Grazie.